Dottor Epis, buongiorno. Benvenuti a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar di Motore Sanità. Parleremo oggi dello stato dell'arte della telemedicina e in particolare del caso della reumatologia. E a parlare con noi ci sarà Anna Maria Iagnocco, che ci manderà un suo video, professoressa di reumatologia dell'Università di Torino e presidente EULAR, Roberto Gerli, presidente SIR, Società Italiana di Reumatologia, Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, Fiorenzo Iannone, professore ordinario di reumatologia dell'Università di Bari, coordinatore del comitato scientifico GISEA, gruppo italiano studio Early Arthritis del Policlinico di Bari, Francesca Ingegnoli, dirigente medico reumatologia del Gaetano Pini di Milano, Massimiliano Cazzato, dirigente medico di reumatologia dell'azienda ospedaliera Pisana, Oscar Massimiliano Epis, direttore dipartimento medico polispecialistico dell'ospedale metropolitano Niguarda, Serena Guiducci, direttore reumatologia del Careggi di Firenze, Giovanni Italiano, reumatologo azienda ospedaliera Sant'Anna e Sebastiano di Caserta. E a moderare ci sarà anche il professor Francesco Gabrielli, direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità. E quindi partirei con il video della professoressa Anna Maria Iagnocco. Prego. La telemedicina sicuramente è un valido ausilio per al management del paziente con le malattie reumatiche muscoloscheletriche, e questo perché rappresenta un tool per facilitare la valutazione del paziente e la valutazione della patologia nelle fasi iniziali, ad esempio con valutazioni di pre-screening oppure a follow-up. La telemedicina quindi supporta anche l'aderenza al trattamento, per esempio grazie alla più rapida possibilità per il paziente di mettersi in contatto con lo specialista qualora abbia dei dubbi oppure dei quesiti. Bisogna anche tenere presente che per ottimizzare l'uso della medicina il paziente necessita di un training adeguato nel caso in cui non abbia familiarità con i mezzi informatici, e questo succede abitualmente, spesso quando abbiamo dei pazienti più anziani, ma una volta facilitato l'accesso alle piattaforme, la telemedicina rappresenta certamente un mezzo utile ed altamente efficace. Si parlerà di questi aspetti e anche di altro in questo meeting molto interessante sulla telemedicina. Mi spiace non poter essere con voi, ma per altri impegni non posso partecipare, quindi tramite questo video messaggio do il benvenuto a voi tutti con l'augurio di un fruttuoso ed interessante meeting, seguito sicuramente da una discussione ricca ed interattiva. Grazie, io darei la parola per i saluti istituzionali, ma poi torneremo a ridargli la parola più tardi, al professor Gerli. Professore, a lei la parola. Grazie a tutti e grazie per l'invito e benvenuti. Io per i saluti ovviamente sono qui come presidente della Società Italiana di Reumatologia, una società che negli ultimi anni ha avuto una impennata in termini di espansione di numero di soci, e quindi mi fa piacere portare ovviamente il saluto un po' di tutti i membri della nostra società, ed è importante che questo venga fatto sul discorso della telemedicina, in quanto avremo modo di parlarne. La Società Italiana di Reumatologia si è molto impegnata in questi ultimi tempi proprio sugli aspetti di telemedicina. E il motivo per il quale io questi miei quasi 2 anni di presidenza sono stato invitato tantissime volte in, diciamo così, in discussioni proprio per quanto riguarda la telemedicina, nasce proprio dal fatto, dalle iniziative che la Società Italiana di Reumatologia ha portato avanti in questo periodo. E questo, diciamo, ci ha fatto conoscere, ci ha fatto porre alla ribalta da molti punti di vista, anche perché poi non dimentichiamoci che le nostre patologie sono patologie nelle quali la telemedicina ovviamente
può essere un ausilio, come vedremo, molto molto rilevante. E quindi ecco, credo che in questo approfondimento che faremo con la presenza di tanti colleghi, ovviamente, che ben conosco e che sono molto molto diciamo sulla in front, in trincea, come dico io, che sono quindi preparati a quello che le frontiere della telemedicina ci sta aprendo, e quindi il confronto che potremo avere con tutti quanti potrà essere molto utile. Quindi grazie e possiamo e vi rinnovo i miei saluti. Grazie, professor Gerli. Quindi io darei la parola a Claudio Zanon per l'introduzione di scenario. Prego. Grazie Francesca, grazie a tutti gli illustri relatori presenti. Sicuramente sarà una mattinata intensa e proficua. La Società Italiana di Reumatologia da tempo si è attrezzata perché la telemedicina diventi una realtà vera, come lo sta diventando in molte situazioni regionali nel nostro paese. Abbiamo appena terminato la Summer School ad Asiago, abbiamo visto delle best practices e delle, come dire, situazioni organizzative riguardanti la telemedicina, veramente importanti e nello stesso tempo fruibili da parte non solo degli operatori, naturalmente, ma anche e soprattutto da parte degli utenti. Quindi, anche per merito della, come dire, del Covid, la telemedicina sta crescendo finalmente come sistema di supporto all'azione che gli operatori del settore hanno nel campo della medicina e della salute nel suo complesso, e quindi ancora di più, soprattutto in situazioni come quella della reumatologia, che, come ho detto prima, ha detto il professor Gerli, si è già da tempo attrezzata per avere un sistema di teleconsulto, di follow-up, di televisita, che è importante soprattutto in pazienti che sono affetti da malattie croniche come quelle reumatologiche. Come voi sapete, i cambiamenti organizzativi del sistema sanitario nazionale, soprattutto come vi ho detto adesso in post-pandemia, e la potenziale ottimizzazione degli strumenti che dovrebbero derivare dal PNRR, dico dovrebbero perché comunque una parte dei soldi devono ancora raggiungere, devono ancora essere elargiti allo Stato italiano e devono essere impiegati all'interno del sistema salute. Ricordo soldi che sono sì importanti, ma che in realtà nel costo che ha il Servizio Sanitario Nazionale annuale, in realtà sono una piccola parte di quella che però potrebbe permetterci un cambiamento di passo, soprattutto nell'ambito della medicina territoriale e poi anche per quanto riguarda la revisione e l'organizzazione degli ospedali. Naturalmente la telemedicina per far sì che la telemedicina abbia uno sviluppo importante, questi devono essere come in qualche maniera chiariti sia per ciò che riguarda le potenzialità che l'uso, sia per gli operatori che naturalmente i pazienti. Io direi non solo i pazienti, qualche volta anche i caregiver. I punti chiavi della digitalizzazione, sempre nel rispetto alla sicurezza del dato, stiamo vedendo negli ultimi tempi come la sicurezza del dato con gli hackeraggi vari siano fondamentali, soprattutto nel campo della salute. Questi punti chiavi sono comunque il sviluppo del tanto atteso fascicolo sanitario elettronico, su cui tutte le piattaforme di telemedicina dovranno in qualche modo interconnettersi, l'applicazione di nuovi modelli di tecnologie digitali, l'introduzione, come abbiamo detto, della telemedicina da intendere non come sostitutiva dell'attività propria, in questo caso del reumatologo, ma come supporto alla sua professionalità, e infine l'allocazione di coerenti risorse umane. È chiaro che soprattutto in una situazione di scarsa programmazione per ciò che riguarda gli operatori sanitari, primi i medici ma anche e soprattutto gli infermieri, oggi noi stiamo attraversando un periodo difficile, lo attraverseremo ancora nei prossimi anni, e prima di vedere gli effetti di impegno per le nuove borse messe a disposizione per quanto riguarda le specialità e anche naturalmente la medicina generale e gli infermieri, dovranno passare 2 o 3 anni. In questa ottica la sanità digitale potrebbe dare una mano importante anche in una situazione di scarse risorse umane. Come voi sapete, gli obiettivi del Patto per la Salute del 2019-2021 erano nell'ottica di dare una piena attuazione al Piano Nazionale della Cronicità. Erano focalizzati fondamentalmente sul potenziamento dell'assistenza domiciliare, dove ricordo che
PNRR stanzia 4 miliardi di euro a livello nazionale e sull'assistenza semiresidenziale e residenziale. Da tempo la Società Italiana di Reumatologia non solo condivide il punto, ritiene fondamentale per la sua realizzazione l'implementazione di utilizzo della telemedicina a vantaggio della comunicazione paziente, specialista e medico medicina generale, ma si è mossa, come vedremo subito, nella messa a punto di una piattaforma operativa che sta dando importanti risultati e che li darà ancora di più nel prossimo futuro. Però naturalmente, come tutto ciò che riguarda la sanità digitale, la telemedicina dovrà garantire un percorso di cura sicuro ed efficiente e in qualche modo anche certificato. La prossima. Con queste promesse la Società Italiana di Reumatologia si è impegnata nella promozione e validazione scientifica di un cosiddetto ambulatorio virtuale reumatologico, che è un sistema informatizzato e interoperabile che garantisce facilità di contatti tra il malato, il medico di medicina generale e il reumatologo. Questa struttura virtuale consiste in una piattaforma, come vi ho detto precedentemente, web di telemedicina denominata IR Plus, che abilita una serie di servizi nel rispetto delle certificazioni richieste, che sono fondamentalmente la firma elettronica avanzata, la conformità dell'intera piattaforma alle norme sulla protezione del dato, la trasmissione e visualizzazione dell'immagine in formato di ICOM e infine il servizio di video visita certificato. Quindi vediamo che in questa piattaforma tutto ciò che sono i punti fondamentali, la caratteristica a tutela del percorso, a tutela dell'operatore e soprattutto anche a tutela del paziente sono completamente rispettate. La prossima. Quali sono però le potenziali criticità da superare, i temi da discutere? Beh, insomma, verificare il parametro di compatibilità con le piattaforme in uso nelle diverse regioni per garantire l'interoperabilità e il flusso di informazioni. L'interoperabilità delle varie piattaforme sono fondamentali, del punto cruciale, tant'è che anche per ciò che riguarda il fisico sanitario, per le regioni che non sono ancora completamente decollate, ci sono piattaforme CONSIP a livello nazionale su cui fare riferimento per quanto riguarda l'omogeneizzazione della raccolta dati e l'emissione di dati in web, la formazione del personale medico. A tal fine, nel corso di questo webinar si metteranno a confronto alcune tra le esperienze più consolidate già messe in atto, che già sono operative nel campo della reumatologia, la telemedicina, il PNRR, risorse e nuove organizzazioni dei servizi di cura. Il PNRR, ripeto, seppur non sarà la panacea di quello che è un rilancio al servizio sanitario nazionale, comunque contribuirà con debito, ma che debito è debito buono, ma sempre debito è, e quindi deve essere speso in maniera accurata, a quello che è un processo di sviluppo di vari fattori, compreso la sanità digitale e quindi la telemedicina. Infine, best practice di telemedicina e reumatologia già realizzate, criticità da superare e gli aspetti da chiarire. Però, esistendo questa piattaforma, essendo già un'esperienza in atto, essendo importante che questa piattaforma in qualche maniera venga applicata anche in tutte le regioni italiane, questo rappresenta un punto di partenza importante e può rappresentare una best practice anche per altre patologie, non solo per la reumatologia. Io spero di non... ci tenevo semplicemente a dare i punti di indicazione sulla discussione, ma sono qui per ascoltare quella che è l'esperienza della reumatologia, che in qualche modo si è mossa per tempo e sta dando punti importanti per la sanità digitale. Vi ringrazio e sono con voi. E quindi io darei la parola nuovamente al professor Gerli. Professore, prego. Sì, grazie. Allora, come ho accennato precedentemente, la reumatologia si è posta subito alla ribalta un po' dell'attenzione per quanto riguarda questo discorso di telemedicina, proprio perché nel momento in cui noi avevamo, tra l'altro, con gli accordi, conferenza Stato-Regioni, eccetera, avevamo già le basi per poter creare una problematica di telemedicina. In realtà tutto questo era rimasto fermo fino a che non si è creato il problema del Covid. La chiusura degli ospedali, la reumatologia si è trovata purtroppo tra quelle maggiormente danneggiate per la chiusura dei reparti, per l'impiego dei loro specialisti nei reparti Covid spesso, proprio perché il reumatologo è bene o male un internista,
E questo ha creato ovviamente tutta una serie di problematiche molto importanti dal punto di vista assistenziale, quindi senza dire i numeri che poi sono stati prodotti, in realtà noi abbiamo avuto una serie di problematiche legate al fatto che il paziente veniva perso, il paziente proseguiva determinate terapie senza controllo medico e quindi si è creata questa necessità di un contatto con il paziente a distanza. Nell'arco di pochissimo tempo, stiamo parlando tra marzo e aprile. Scusate. Mi sentite adesso? Lo sentiamo, c'è un'interferenza. C'è stata. Allora, dicevo, tra marzo e aprile 2020, quindi in tempi rapidissimi, la Società Italiana di Reumatologia ha messo a disposizione una piattaforma di telemedicina che ovviamente era indirizzata alla nostra specialistica e che potesse consentire di raggiungere i pazienti e quindi cercare di attuare un qualcosa che per noi, diciamo la verità, era qualcosa di nuovo. Molti di noi hanno sfruttato banalmente le email, il cellulare, eccetera, cosa che ovviamente non può essere, la telemedicina è qualcosa di ben diverso, e questo è stato un qualcosa che ha dato la possibilità a tantissimi centri in Italia di poter sfruttare questo momento. Il problema è che noi abbiamo messo a disposizione questo discorso della piattaforma in un momento di emergenza. Molti di noi non erano preparati, ma il problema è un altro: la telemedicina era qualcosa che doveva inserirsi indipendentemente dal Covid. Cioè, in altri termini, ci è voluto un pochino di tempo per comprendere che in realtà la problematica della telemedicina non era una problematica fondamentalmente emergenziale legabile semplicemente al discorso Covid, ma doveva essere una qualche cosa che si doveva inserire nei piani dell'organizzazione assistenziale dei nostri ospedali. Ora, quali sono state le problematiche che noi abbiamo incontrato e che ancora oggi ovviamente in grande parte dobbiamo risolvere? Ripeto, io come presidente SIR sono stato e mi sono reso promotore anche di contatti sia col Ministero sia con l'Istituto Superiore di Sanità. In particolar modo abbiamo avuto, ormai siamo diventati amici con il dottor Gabrielli, che è ovviamente responsabile di tutta questa parte dell'Istituto Superiore di Sanità, e ci siamo confrontati, come mi sono confrontato peraltro con gli assessorati regionali, con molti assessorati regionali, perché purtroppo noi abbiamo questa problematica che il problema della sanità è fondamentalmente gestito in grossa parte dalle regioni. E quindi ovviamente è stato un lavoro, devo dire, non indifferente quello di indire e organizzare una serie di riunioni con molte regioni italiane, dove tra l'altro io ho trovato uno scenario che è stato uno scenario molto diversificato. Ci sono state delle regioni che hanno dimostrato di essere estremamente all'avanguardia. Io mi sono quasi sorpreso di questo, con dei sistemi, delle piattaforme già in atto e con colloqui tra amministratori e operatori sanitari molto stretti. Esempio su tutti, ad esempio la provincia autonoma di Bolzano, devo dire che sono rimasto veramente molto colpito da questo, mentre poi ho trovato ad esempio alcune regioni che erano interessate ma erano completamente sprovviste di informazioni e quindi, devo dire, molto indietro, mentre altre regioni hanno dichiarato il loro interesse, ma contemporaneamente hanno detto, dice, sì, voi avete la vostra piattaforma, ma noi abbiamo la nostra piattaforma regionale. Quindi questa è una delle problematiche ovviamente che si è posta, è quella della creazione di una interoperabilità tra le diverse piattaforme. Noi è evidente che come reumatologi abbiamo una piattaforma che ci è utile per cercare di valutare al meglio il nostro paziente con determinate cose che a noi servono, ma questo ovviamente è un qualche cosa che ci può limitare. Cioè il discorso della interoperabilità, e mi sembra che Governo e Agenas
quello che era il governo italiano, che vedremo adesso in futuro, e Agena stanno lavorando, è quello della creazione di un qualche cosa di trasversale a livello nazionale sulla quale si possano inserire ovviamente le piattaforme specialistiche, eccetera, eccetera. C'è una problematica, tra l'altro, che deve essere affrontata e deve essere assolutamente implementata. Io mi sono reso conto, toccato con mano, che il famoso fascicolo sanitario elettronico in realtà è una realtà in pochissime regioni, e nella maggioranza delle regioni questo fascicolo sanitario elettronico è qualcosa, è un contenitore vuoto, e questo ovviamente crea una serie di problematiche. Il discorso della telemedicina si inquadra molto bene in questo discorso, perché telemedicina significa certamente televisita, ma significa anche teleconsulto, significa... significa una interazione, ad esempio, voi pensate con il medico di medicina generale. Allora, una interazione che va verso il territorio, noi abbiamo patologie croniche che guardano molto verso il territorio, e quindi la interazione con il medico di medicina generale diventa per noi fondamentale. Ma la valutazione, ad esempio, può essere del teleconsulto all'interno di una rete ospedaliera, ad esempio con diversi specialisti, e questo potrebbe facilitare una gestione multidisciplinare, come viene oggi detta, che è molto, diciamo, non voglio dire di moda, ma è un qualche cosa che a noi, soprattutto nel mondo reumatologico, per noi è fondamentale. Noi vediamo patologie nelle quali l'interazione con il dermatologo, il cardiologo, il pneumologo, eccetera, il radiologo, è veramente continua. Non dimentichiamoci poi che in questa rete, quella che dovrà essere inserita, perlomeno secondo i programmi del pregresso governo, era quello della costituzione delle famose case di comunità. Casa di comunità che si inserisce un po' tra l'ospedale e il medico di medicina generale. Tra l'altro, io ho avuto dei colloqui con la direzione generale del Ministero della Sanità, loro hanno assicurato che il reumatologo sarà una figura presente in queste strutture, che potrebbero diventare delle strutture chiave per alleggerire il carico sugli ospedali. Abbiamo visto quello che è successo durante il Covid, e contemporaneamente creare un link tra il medico di medicina generale e lo specialista. Quindi tutto questo ovviamente si inserisce in un contesto nel quale la telemedicina, che dovrebbe trovare i fondi attraverso questo benedetto PNRR, e nel quale ci si riversa, cioè tutto il mondo politico è molto attratto da questa vicenda della telemedicina, che va benissimo, ma qualche volta viene un po', come dire, confusa. Cioè l'idea, ad esempio, e questo io l'ho sentito, era a un colloquio al Ministero della Sanità, era presente anche il Ministro Speranza, e c'era Antonio Gaudioso e c'era Walter Ricciardi, cioè tutto il suo staff, è una cosa che io ho rimarcato, l'idea che molti politici si sono fatti che la telemedicina è qualche cosa che serve per accorciare e abbreviare le liste d'attesa. Non è vero questo. Cioè la telemedicina è qualche cosa, una implementazione della nostra attività, ma non è un qualche cosa che serve ad accorciare le liste d'attesa. Certamente in questo contesto dovrà essere fondamentale ovviamente l'organizzazione all'interno degli ospedali. Cioè noi ci troviamo di fronte ad una situazione nuova, dottor Gabrielli usava un termine, proprio siamo all'epoca del Commodore da un certo punto di vista. Noi arriveremo tra qualche anno, penseremo a quanto stiamo dicendo adesso, a come stiamo gestendo in questo momento, e vedremo come abbiamo imparato nell'era informatica, i progressi sono enormi, e quindi la integrazione tra un sistema digitale come quello appunto della telemedicina e dei suoi annessi e connessi stravolgerà il nostro modo anche di lavorare, perché ovviamente sarà in termini organizzativi ma anche economici, sarà qualcosa di diverso. Ho detto economici perché non dimentichiamoci che poi in molte realtà magari viene fatta la telemedicina, ma questa telemedicina, cioè la visita in telemedicina, non viene riconosciuta
E questo non può essere, perché la telemedicina non è un qualche cosa che viene impostato così dal nulla, cioè un qualche cosa che necessita del tempo. E ovviamente il riconoscimento della prestazione è fondamentale. Ecco il ruolo che hanno le regioni, perché in alcune regioni già questo avviene, cioè l'attività della telemedicina in televisita viene riconosciuta come una prestazione vera e propria, e quindi anche dal punto di vista economico, se no lavoreremmo per nulla. Ovviamente però la creazione di tutto questo implica tutta una serie di altre cose pratiche. Allora, innanzitutto la preparazione, non vuole essere offensivo, ma la preparazione in termini tecnici e metodologici per il professionista, e questo deve essere fatto in maniera diffusa, ampia, perché non è così scontato che tutti quanti siano così confidenti con una metodologia del genere. Ma dall'altra parte però c'è anche un'altra cosa importante: noi mettiamo questi fondi, il PNRR, mettiamo le piattaforme, eccetera, ma il recipiente è il paziente, un paziente magari che vive in campagna, lontano, e quindi potrebbe usufruire bene di questo, ma un paziente magari anziano, un paziente che ha un livello educativo, di cultura non elevatissimo. Allora ci si pone il problema, primo, di fornire la tecnologia a tutta la popolazione. Non dimentichiamoci che l'Italia è uno dei paesi più arretrati da questo punto di vista. Quindi fornire la tecnologia e soprattutto educare il paziente a un qualcosa del genere, come educo il professionista, e devo educare la popolazione, perché se io non ho dall'altra parte un qualcuno che in qualche modo è in grado di recepire quello che io gli propongo, diventa un discorso assolutamente inutile da fare. Quindi un discorso innovativo che deve essere peraltro discusso. Questa riunione, penso che uno degli obiettivi principali è cercare di capire quali possono essere in pratica le soluzioni che noi dobbiamo adottare, perché se noi prendiamo la telemedicina e la facciamo calare come innovazione che viene dall'alto, senza una precisa condivisione, come una figlia di una logica top down, e che noi ci prendiamo e dobbiamo ingurgitare, non va bene. Noi dobbiamo in qualche modo cercare di trovare il modo di discutere, cercare di parlare, perché il metodo organizzativo deve essere ovviamente discusso e deve essere attuato non solo da noi medici, ma dalle strutture ospedaliere, dalle aziende da cui dipendiamo, e quindi, come si è detto, anche dalle regioni. Quindi le regioni devono in qualche modo percepire questo, le aziende devono collaborare, e quindi dobbiamo trovare dei modi di collaborazione che possano far sì che questi modelli organizzativi di implementazione, come abbiamo detto, dell'attività assistenziale possa essere adeguata, rispettando ovviamente tutte le tutele di privacy che voi sapete in questo momento sono assolutamente importanti. E quindi il discorso che dicevo del cellulare, come facevamo, eccetera, non può essere fatto, e questo deve essere qualcosa di molto molto chiaro. Tante cose ci sono da dire, ma non voglio rubare spazio ovviamente agli altri relatori, quindi sono qui disponibile poi a discutere ulteriormente. Grazie. Grazie professore. Mi permetto solo, prima di ridare la domanda alla dottoressa Romanin, e magari non so se è già collegato anche il professor Gabrielli, lei ha detto giustamente, da altre esperienze concordo pienamente, che la televisita o la telemedicina non può diminuire la lista d'attesa, anzi qualche collega in altre discipline ci diceva che in realtà la televisita addirittura porta via più tempo, anche perché bisogna essere molto, no? Molto, come dire, attenti a quello che è un rapporto col paziente che è a distanza, il quale naturalmente può avere anche qualche difficoltà all'uso stesso. Ecco, ma quando a un certo punto il Ministero dice che vi saranno i reumatologi nelle case di comunità, la mia domanda è, siccome per esempio questo vale anche per una parte dell'oncologia che si cerca di portare sul territorio e tutto ciò che riguarda la cronicizzazione, ma esistono come numero reumatologi che oltre che in ospedale possono stare nelle case di comunità?
cioè avete un numero sufficiente, forse no, e forse la teleconsulta, la telemedicina in questo senso può rappresentare una come dire, una soluzione. Cioè il reumatologo sta in ospedale, ma come se, con la telemedicina può anche, come se stesse nella casa di comunità stessa, magari dove c'è il paziente. Prego. Lei mette il dito nella piaga, devo dire, perché in realtà la problematica del numero dei reumatologi è un problema che ci affligge in maniera molto importante. Se lei va a vedere il numero di specializzanti che entra, noi abbiamo avuto un incremento del numero di specializzanti, ma l'incremento esponenziale che hanno avuto determinate specialistiche, devo dire che sono state spropositate rispetto alle nostre. E molti dei nostri specialisti, purtroppo, non trovano lavoro proprio per quello che lei dice, cioè non si trovano le soluzioni per affidare a loro il compito di svolgere la loro attività. Noi abbiamo delle situazioni, adesso non voglio, ma abbiamo creato un numero spropositato di posti in medicina d'urgenza, ad esempio, o in anestesiologia, e qui anche a Perugia, ad esempio, abbiamo una quantità enorme di posti rimasti vacanti e vuoti. Questo non va bene. La reumatologia, se lei va a vedere nelle statistiche, per quanto riguarda specialistiche, tutti quanti prendono il posto, cioè perlomeno, scusi, cioè i posti vacanti nelle specializzazioni non esistono, d'accordo? Il problema è quello di far sì che questi specialisti possano assicurare la loro competenza, nel senso non della medicina interna, ma della specialistica. E quindi la casa di comunità potrebbe rappresentare un modello molto interessante, perché nel caso di comunità non dimentichiamoci che non è che va solo il reumatologo, ma teoricamente ci dovrebbe essere un carico da parte di diversi specialisti, perché sono molti gli specialisti che guardano verso il territorio, che hanno patologie croniche, le ha nominato l'oncologia, ma certamente ce ne sono tante, pensi all'endocrinologia, pensi a tante altre di queste. Bene, io credo che tutto questo possa essere importante e la telemedicina, secondo me, si inserisce molto bene in questo discorso, come lei diceva. Grazie, Francesca. Beh, innanzitutto volevo dirvi che noi abbiamo più di 270 persone, in questo momento sono 272 che ci stanno seguendo su Facebook e su Zoom. Molti di questi sono anche pazienti, quindi sono interessati a sapere quale sarà il futuro della medicina che li sta seguendo. E l'invito, se hanno domande, a scriverci in chat su Zoom o su Facebook. Ma il professor Gerli parla di andare anche sul concreto, quindi in attesa che si colleghi Fiorenzo Iannone e Francesca Ingignoni, direi di passare nella seconda tavola rotonda per parlare di best practice. Ah, e saluto il professor Gabrielli che si è collegato. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Scusatevi, ma stamattina abbiamo dei problemi di linea qui in ufficio, quindi adesso ho arrangiato una connessione differente. Spero che sia sufficiente, si sente bene, spero. Noi la sentiamo e la vediamo bene, per cui... Bene, grazie. E stiamo passando nella seconda tavola rotonda, best practice di telemedicina, e io direi Massimiliano Cazzato, prego, se ci vuole parlare di quello che state facendo nell'azienda ospedaliera pisana, cosa sta accadendo? Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Saluto tutti i partecipanti e i moderatori. Beh, diciamo, noi abbiamo raccolto quello che è stato lanciato in tempi di pandemia dalla Società Italiana di Reumatologia, che ha avuto il merito di capire, dal mio punto di vista, l'urgenza della situazione, la difficoltà, e soprattutto di creare una piattaforma a misura del clinico e del paziente. Noi in questo momento probabilmente passiamo da due estremi, da una pletora di piattaforme per la telemedicina, a volte molto spesso scarsamente performanti per quanto riguarda le necessità del malato, in questo caso del malato reumatologico. La SIR ha creato una piattaforma che rispondeva a misura di paziente alle esigenze di perlomeno alcune tipologie di pazienti,
nella fattispecie 3, l'artrite reumatoide, la spondilite anchilosante e l'artrite psoriasica, che numericamente sono poi quelle che noi vediamo più spesso nei nostri ambulatori. Ma in realtà questa piattaforma ha due meriti. Non è soltanto, non rappresenta solo la possibilità di fare una televisita, quindi un collegamento audio video e video in remoto, ma è dà la possibilità di un telemonitoraggio. Scegliendo alcuni questionari di autovalutazione che i pazienti possono fare a casa anche in maniera sincrona, in realtà hanno la possibilità, ci danno la possibilità di vedere da lontano qual è il punto di vista del paziente, che nella stragrande maggioranza dei casi poi rappresenta l'andamento della malattia anche oggettiva, e quindi ci danno la possibilità di seguirli da lontano facendo quello che si chiama telemonitoraggio, che è un'altra, diciamo, declinazione della telemedicina, oltre che la televisita. A Pisa siamo riusciti, e io su questo do veramente ragione al presidente, al professor Gerli, siamo riusciti a ritagliare, a dedicare risorse, che significa tempo, persone, formazione, alla telemedicina, andandole a prendere dalla medicina, come dire, fatta di persone. Quindi non abbiamo risparmiato. Il vantaggio principale non è in termini di vantaggio, a meno che non facciamo il telemonitoraggio, che è un'altra cosa. Ma la televisita vuol dire voler impiegare, investire risorse per quanto riguarda questa pratica. Abbiamo dovuto fare una formazione, parlo al plurale perché siamo in due che ci occupiamo di telemedicina in questo momento reumatologica, siamo io e un'infermiera, e devo dire che ci sono altri colleghi che in realtà la telemedicina la stanno usando sempre, diciamo, nella mia clinica, nella nostra clinica reumatologica, come counseling per le donne in gravidanza affette da malattie reumatiche, di modo che queste possano collegarsi senza doversi spostare e avere in qualche modo il vantaggio di non dover spostarsi, mettere a rischio. Sono gravidanze, diciamo, generalmente a rischio, e quindi questo potrebbe essere uno strumento per poter garantire meglio la gravidanza a queste pazienti. Quindi quello che volevo dire, ci vuole una grande volontà per poter in qualche modo dedicarci alla telemedicina. Il vantaggio, come dicevo, non è per il paziente, non è per il medico, non, o per il centro. Il vantaggio è esclusivamente per il paziente. Forse all'inizio noi abbiamo impiegato un po' più di tempo per imparare, però come qualsiasi cosa nuova, con il passare del tempo abbiamo acquisito quegli automatismi per cui riusciamo assolutamente a fare una visita nella tempistica stabilita. La cosa importante è che riusciamo a farcela riconoscere, e questo è importante sia da un punto di vista, diciamo, di riconoscimento. Abbiamo la Toscana ha la possibilità di ha riconosciuto un codice per la telemedicina, per la televisita in particolare, e questo fin dalla pandemia, quando usavamo, diciamo, il telefono, la mail, qualche volta WhatsApp, ma in questo momento siamo andati verso una cosa molto più strutturata, e questo anche da un punto di vista, ci garantisce da un punto di vista assicurativo, perché è chiaro che la possibilità di commettere un errore è possibile sia in presenza e sia in televisita. Quindi assolutamente importante e necessario, direi, che la normativa regolamenti in maniera corretta la telemedicina. In questo momento noi abbiamo un ambulatorio settimanale, per il momento dedicato alla telemedicina. Abbiamo circa 200 pazienti arruolati,
e la soddisfazione che ci restituiscono, facciamo fare un questionario, i nostri pazienti, nella stragrande maggioranza dei casi, è estremamente alta, perché a questi pazienti noi risparmiamo tempo, spostamenti, la necessità di dover prendere permessi da lavoro, o nel caso in cui siano pazienti che hanno una certa età e quindi difficoltà a venire, il caregiver è quello che risparmia tempo, ore di lavoro, spostamenti, sempre accompagnato dal caregiver in telemedicina, ma chiaramente un conto è fare la televisita e un conto è doversi spostare soprattutto da aree lontane per poter venire. In questo momento la nostra esperienza è estremamente positiva, è un'attività estremamente impegnativa, però che ci sta dando enorme soddisfazione. Ecco, dottor Cazzato, mi permette una domanda. Ha visto che la televisita, la telemedicina in qualche maniera incide anche sull'aderenza terapeutica, cioè i pazienti seguiti da lei sono più aderenti che prima, o in realtà l'aderenza è rimasta uguale? Ma io dico una cosa, non credo che la telemedicina abbia direttamente offra direttamente una migliore aderenza, ma più che altro indirettamente. Educare il paziente a fare i questionari di autosomministrazione, quelli che noi chiamiamo PROS, è quello, diciamo, più il segreto dal mio punto di vista, perché, come dire, se tu educhi un paziente a fare il questionario di autosomministrazione su come sta andando la sua malattia, tu coinvolgi maggiormente il paziente e gli dici: guarda, se riesci a farlo una volta al mese online, noi poi andiamo a guardare come sta andando, e quindi questo ci restituisce in qualche modo il tuo andamento di malattia. Questo coinvolgimento, diciamo, costante, la costanza del coinvolgimento del malato nella gestione della sua malattia, secondo me è la cosa, diciamo, è la chiave vincente per aumentare l'aderenza. E quindi da questo punto di vista per me ha più significato il telemonitoraggio che la televisita in sé per sé. Però il telemonitoraggio, torno a ripetere, è una declinazione della telemedicina, quindi va benissimo da questo punto di vista. Grazie. Io avrei una domanda per il professor Gerli, per chiunque voglia rispondere, che è arrivata in chat da Maria Pia Sozio, che saluto e ringrazio, che è la presidente di Asmara Onlus, e scrive: professor Gerli, lei sa quante nostre malattie sono malattie reumatiche e rare che necessitano di cure mirate? La telemedicina e teleconsulto è importantissima, ma non ritiene importante regolamentare questo strumento attraverso linee guida ed altro? La risposta è molto semplice, certamente sì, è ovviamente una risposta affermativa, e in pratica sono un po' le cose che ho detto, cioè le linee guida servono proprio per mettere in atto un'organizzazione che possa essere strutturata e che deve ovviamente prevedere l'impegno da parte dei sanitari, ma necessariamente anche delle strutture a cui fanno riferimento. Quindi ci possono essere delle linee guida generali, diciamo così, che poi devono essere applicate localmente per ciascuna struttura. Quindi io ritengo che questo potrebbe essere un impegno importante che la SIRE possa prendersi da questo punto di vista. Però io credo comunque che ci debbano essere delle linee organizzative generali, non soltanto reumatologiche, diciamo così. Diciamo che poi possono esserci qualcosa di più specifico, che possono essere approfondite. Grazie, molto chiaro. E quindi passerei al Niguarda con Oscar Massimiliano Epis. Che cosa sta accadendo da voi? Buongiorno, grazie per l'invito. Vorrei prima di tutto, se è possibile, nel rispetto dell'istituzione che rappresento, sia il mio ospedale, ma anche nel rispetto di Regione Lombardia, fare una piccola puntualizzazione su IAR, questa piattaforma, che in realtà nasce a Niguarda nel 2009, quindi oserei dire qualche anno fa, che diventa IAR Plus nel 2014,
e che dal 2014 viene utilizzata costantemente nella reumatologia di Niguarda, tant'è che seguiamo in questo modo circa 2000 pazienti. Questo per dire che la storia della telemedicina nasce da dietro e inventarla in periodo di pandemia rende anche difficile una giusta aderenza da parte dei pazienti e da parte del medico a degli strumenti che sono in quel momento lì poco noti, per non dire ignoti. È bene anche, secondo me, visto che ormai è passato un po' di tempo da quando è entrato il termine telemedicina nell'uso di tutti i giorni, iniziare a utilizzare i termini in modo corretto e parlare di telemedicina, di telesalute, ma soprattutto di definire bene il concetto di telesalute e in ambito reumatologico oserei dire che il valore aggiunto può essere dato dal telemonitoraggio, che ci permette di gestire a distanza, come ha detto anche prima l'amico Cazzato, i pazienti affetti da queste patologie. Il limite del telemonitoraggio qual è oggi? Che non esiste niente in automatico, nel senso che la valutazione dei dati del telemonitoraggio viene fatta ancora manualmente da un medico che perde tempo, tra virgolette perde tempo, quindi se uno segue 2000 pazienti e i pazienti inseriscono i dati una volta al mese, vuol dire che deve aprire 2000 pazienti per vedere come vanno, e questo è un tempo che non è rimborsato, riconosciuto da nessuno, perché mentre la televisita viene ad oggi pagata in Regione Lombardia come una visita in presenza, il telemonitoraggio non viene riconosciuto. Io dicevo prima anche nel rispetto di Regione Lombardia nella quale lavoro, perché noi nel 2018 abbiamo avuto per sviluppare IAR Plus un importante grant da Regione Lombardia che ci ha permesso di inserire pazienti e sviluppare questa piattaforma, quindi in periodo pre-Covid. Io ritengo che il telemonitoraggio sia un elemento estremamente importante nella valutazione dei pazienti affetti da malattie croniche. Laddove questo telemonitoraggio non sia più un telemonitoraggio a carico del medico, ma debba essere un qualcosa di automatico, perché potrebbe permetterci sicuramente di modificare le liste d'attesa, non di ridurle. Ma cosa intendo per modificare? Vi faccio un esempio banale. Noi adesso stiamo seguendo circa 200 pazienti in terapia non biologica, ma con farmaci tradizionali di fondo. Ebbene, attraverso il telemonitoraggio, in base all'attività o meno di malattia, il paziente viene richiamato o la visita viene annullata, tra virgolette, rimandata. Uno dei grossi problemi noi che abbiamo è che fortunatamente nei nostri ambulatori arrivano frequentemente pazienti che stanno bene. Evviva, meno male che oggi riusciamo a curarli e stanno bene. Ma questi pazienti potrebbero stare benissimo a casa e liberare degli slot per pazienti che non stanno bene, per tutte le prime visite, quindi non avere un ritardo diagnostico che ancora oggi abbiamo. Allora, la gestione e l'utilizzo della telemedicina, della telesalute, del telemonitoraggio potrebbe essere sicuramente uno strumento utile per migliorare l'appropriatezza delle visite. In ospedale viene chi non sta bene, chi sta bene se ne può stare classicamente a casa. Spinto così, è ovvio che anche, tra virgolette, il lato politico può dire che la telemedicina modifica le liste d'attesa. Se pensiamo che la telemedicina solo attraverso la televisita modifichi la lista d'attesa, questo è assolutamente, oserei dire, impossibile, perché, come raccontava qualcuno prima, una televisita dura spesso più tempo della visita in presenza. Vuoi perché gli ICT non ci aiutano frequentemente, vuoi perché chi è dall'altra parte, il paziente che è dall'altra parte, non è particolarmente avvezzo a questa metodica e quindi ha difficoltà, vuoi perché il medico che è da questa parte non ha ancora imparato a, tra virgolette, visitare in una televisita. E quindi alla fine spesso noi abbiamo, poiché facciamo comunque televisite, il paziente che ci dice: benissimo, allora comunque settimana prossima vengo a fare la visita. Ecco, questo per dire cosa talvolta si aspetta il paziente. Quindi io ritengo, per non tediare troppo, che la telemedicina sia assolutamente importante. Ogni specialità poi deve identificare all'interno della telemedicina qual è l'area che gli è più congeniale, che gli serve di più per migliorare qualitativamente il servizio nei confronti del paziente,
c'è ancora molto da fare, perché serve comunque che il paziente, ma non solo il paziente, anche il medico, siano in grado di gestire bene questo strumento. Ecco, professor Epis, una domanda. Qual è la situazione di interoperabilità del sistema IAR Plus nei confronti del fascicolo sanitario, che tra l'altro dopo quello di Trento è il fascicolo sanitario che storicamente ha più dati in pancia di tutte le altre regioni? Cioè c'è un'interoperabilità? Nessuna per ora, nessuna per ora. Regione Lombardia nessuna, se non fosse che quello che noi vediamo all'interno di IAR Plus, che ripeto vediamo dal 2009, viene inserito poi all'interno dei nostri referti, perché nel momento in cui noi facciamo una televisita, tanto per essere molto pratici, abbiamo il nostro sistema interno di refertazione, il sistema di IAR Plus e la visita del paziente. Al termine della visita i dati inseriti in IAR Plus vengono banalmente copiati all'interno del nostro referto e a questo punto va direttamente nel fascicolo sanitario, ma al momento un passaggio diretto purtroppo questo non c'è, e anche questo è un grosso limite. Quindi doppio lavoro, insomma. Sì, doppio lavoro, sì, cioè è un copia incolla, diciamo, che non è che ci porta via delle giornate di lavoro. Le giornate di lavoro le perdiamo facendo manualmente il telemonitoraggio e contattando i pazienti che stanno bene, dicendogli stia pure a casa, le mando le impegnative dematerializzate per la prossima visita e anticipare, liberare slot per gli altri. Poi è ovvio, giustamente come dice lei, che se i due sistemi avessero un'interfaccia sarebbe tutto molto più semplice e più lineare. Ad oggi purtroppo questo non c'è, ma ogni volta che c'è il passaggio di un sistema in un altro, io vedo sempre che ci sono una serie di difficoltà che si nascondono dietro la privacy o dietro chissà bene che cosa, però diciamo che ovvio anche questo è un problema. Non lo vedo il primo problema da risolvere. Se dovessi dire qual è il primo problema da risolvere è che anche il telemonitoraggio venga riconosciuto e quindi pagato. Purtroppo adesso parliamo di soldi, ma d'altronde noi veniamo valutati anche per l'attività che facciamo, e noi abbiamo X attività, che vuol dire X ore al giorno, che alcune volte ovviamente spendiamo dalle 6 di sera alle 8 di sera facendo una turnazione così gratuita per gestire in modo qualitativo meglio il paziente. Bene, Francesca, sentiamo magari il professor Gabrielli cosa... Il suo giudizio su queste prime due esperienze, punti di forza e anche le criticità ancora da superare. Sì, grazie, volentieri, perché stavo per chiederla io la parola proprio per fare alcuni commenti su quello che hanno detto i colleghi. Rispetto c'è un commento che mi viene da fare sull'esperienza di Pisa, riguardante in particolare quello che ha detto il dottor Cazzato rispetto all'aderenza, con la tua opportuna domanda, Zanon. E l'aderenza la facciamo indirettamente, cioè la aumentiamo come effetto indiretto della telemedicina, perché il questionario costringe in un certo senso il paziente ad avere un atteggiamento mentale un po' diverso dal solito. Ora, questo lo sottolineo perché è uno degli aspetti in cui dobbiamo lavorare per potenziare gli effetti sulla conduzione, sulla gestione dei pazienti, a seguito dell'uso delle tecnologie digitali. Cioè, dobbiamo fare in modo di concepire le attività che noi siamo abituati a fare in presenza come un'attività che modificate in modo tale da accogliere nel miglior modo possibile la tecnologia digitale per poterla sfruttare al meglio. Quindi quello che il collega considera un effetto indiretto, a mio parere, deve essere uno degli effetti invece strutturati e diretti dell'uso delle tecnologie. Cioè dobbiamo imparare a utilizzare queste tecnologie modificando i nostri processi di lavoro. Per nostri intendo nostri di medici, Cioè la visita dobbiamo impararla a fare
in modo diverso, perché questo ci consente di utilizzare meglio le tecnologie digitali. Questo è per quando uso il verbo imparare, intendo dobbiamo fare in modo di fare delle sperimentazioni cliniche e a vedere come è possibile, in che modo è possibile cambiare le nostre attività, rimanendo ovviamente nel solco della sicurezza e dell'efficacia del paziente, ma con l'uso migliore delle tecnologie digitali. È un processo impegnativo. Tutti e due i colleghi, sia il collega Cazzato che Epis, hanno sostanzialmente detto noi duriamo più fatica, hanno detto in maniera elegante, hanno detto lavora di più. Sì, lavoriamo di più perché siamo all'inizio di un percorso nel quale la maggior parte delle aziende sanitarie, ospedaliere, dei servizi distribuiti sul territorio sta imparando adesso a utilizzare questi nuovi meccanismi. Che sono meccanismi anche organizzativi, amministrativi, eccetera, eccetera. E quindi c'è tutta una serie di difficoltà che però sono transitorie. Se noi andiamo a vedere le esperienze di altri paesi che usano da più tempo di noi in maniera routinaria la telemedicina, non hanno le nostre stesse difficoltà e ce l'hanno avuta in passato. Piano piano si sono abituati ad utilizzare questa nuova modalità di lavoro e le cose sono andate a posto da sole. Quindi con un po' di pazienza e di caparbietà riusciremo a risolvere questi aspetti. Ci sono delle lacune normative, come giustamente richiamava il collega Epis? Sì, certo, ci sono delle lacune normative. Ci sono delle lacune normative che devono essere colmate. Anche questo però, noi non possiamo immaginare due cose. Allora, non possiamo pensare che le norme ci dicano a noi medici come dobbiamo lavorare, perché sicuramente una norma arriverà dopo dell'innovazione. Non possiamo nemmeno pretendere che una norma strutturi ogni passaggio e che ci sia tutto subito pronto. Perché chiaramente queste sono cose nuove anche per l'amministrazione pubblica. Stiamo facendo qualcosa di molto importante, cioè stiamo cercando di portare la telemedicina, di creare un sistema italiano di telemedicina univoco su tutto il paese, pur con le differenze territoriali necessarie, per tutta la popolazione italiana. Quindi stiamo facendo qualcosa che non ha mai fatto nessun altro nel mondo, quindi è comunque una cosa molto sfidante e molto interessante per l'Italia. L'ultimo commento riguarda il discorso del telemonitoraggio e dei pagamenti. Allora, intanto ribadisco di porre molta attenzione alla differenza di definizione che c'è tra telemonitoraggio e telecontrollo. Tutte e due sono definiti nelle linee, nelle indicazioni, nell'accordo Stato-Regioni del dicembre 2020. La definizione di telemonitoraggio e telecontrollo, tra l'altro il telemonitoraggio sarà tra poco ancor meglio identificato e definito e strutturato in documenti che stiamo per pubblicare che riguardano il telemonitoraggio cardiovascolare. Quindi avremo modo di approfondire ulteriormente il concetto di telemonitoraggio in quei documenti. Ad ogni modo, al di là di quello, ciò che è definito nell'accordo Stato-Regioni è già sufficiente per trarne alcune conclusioni pratiche. E quindi fate riferimento a quelle definizioni, tenendo presente che l'accordo Stato-Regioni, a cui mi riferisco, dice che sono tutte queste attività sono rendicontabili e pagabili. C'è un punto fondamentale, e cioè nello scrivere quell'accordo Stato-Regioni, alla parola teleconsulto, abbiamo dovuto piegare la testa al fatto che la parte amministrativa diceva che il teleconsulto non può essere rimborsato in quanto fa parte del normale attività di lavoro, di consulenza specialistica, ad esempio tra un reparto e l'altro. Questa è una cosa che forse nel tempo andrà rivista, però per il momento è così. Ma il telemonitoraggio e il telecontrollo sono rendicontabili, quindi sono pagabili dalla regione se lo vuole fare. C'è la via, diciamo, istituzionale, la via normativa per regolamentare per farlo.
quanto deve essere pagato un telemonitoraggio? Ecco, questo è un appunto molto difficile da risolvere attualmente, perché l'accordo Stato-Regioni dice che si devono pagare le prestazioni con il concetto dell'omologia alla prestazione in presenza, ma non c'è una omologia nel caso del telemonitoraggio, quindi va inventata una tariffa specifica. Io sto parlando del telemonitoraggio secondo la definizione delle linee, delle indicazioni a cui mi riferisco. Ho l'impressione che molte delle attività che si facciano a distanza con i pazienti in questo momento sono più telecontrollo che non telemonitoraggio. Quindi inviterei a riflettere bene sulle definizioni e su quello che comporta. L'ultimissima cosa la dico sulla telesalute. Allora, il concetto di telesalute è un concetto che è stato preso in Italia per una traduzione del concetto della telehealth, della parola telehealth. Questa traduzione in telesalute ha assunto dei significati che sono non supportati sufficientemente da evidenze scientifiche. Cioè, detto in parole povere, la telesalute in scienza non è una parola che ci riferisce a qualcosa di verificato. Quindi attenzione anche a trasformare all'uso delle parole. In questo momento sottolineo l'attenzione all'uso delle parole, non per amore della lingua italiana, ma perché è importante infondere nei professionisti la fiducia in quello che fanno. E quindi sappiamo bene tutti che questo passa attraverso la certezza delle definizioni. E questo è un punto molto importante. Quindi usiamo anche nei documenti ufficiali le parole definite, e se dobbiamo creare una parola nuova, attenzione alle traduzioni dall'inglese e attenzione alle definizioni da dare, che siano scientificamente validate. Questo, è un ultimo appello che rivolgo prima di tutto a noi stessi in istituto, ma poi a tutte le istituzioni. Grazie. Massimiliano Cazzato, visto che prima aveva alzato la mano, vuole intervenire? Sì, ok. No, era una conferma del problema sollevato dal professor Epis sulla non comunicabilità tra i vari sistemi. Noi credo che siamo ancora però ad un problema ancora a monte. Nell'ambito della dematerializzazione di tutto quello che è l'attività medica, che è una cosa, che è un processo rivoluzionario, capisco, estremamente complicato e difficile, la non comunicabilità attualmente non esiste solo tra la piattaforma di telemedicina e il fascicolo sanitario nazionale, ma anche all'interno di quelle che in questo momento sono tutti gli applicativi che noi adoperiamo per fare la visita. Cioè, io faccio sempre un esempio: una decina di anni fa, forse meno, per farmi capire, andai a fare uno stage a Karolinska Institute, dove il concetto di dematerializzazione era già molto avanzato. Esisteva, che non esisteva più la carta nelle stampanti, già all'epoca. Esisteva un solo programma che si chiamava TechCare, che permetteva praticamente di fare qualsiasi cosa, di fare la visita, la cartella elettronica, la prescrizione degli esami, la prescrizione dei farmaci, la prescrizione dei piani terapeutici e così via. Al paziente non veniva rilasciato assolutamente nulla, perché il paziente, se voleva vedere qualcosa sulla sua visita, a parte la discussione, l'anamnesi, l'esame obiettivo, andava a casa, apriva la sua cartella, guardava tutto. Oggi noi probabilmente arriveremo, però siamo ancora molto lontani, perché nel momento in cui noi facciamo la visita in presenza dobbiamo aprire almeno una decina, forse qualcosa di meno, di applicativi diversi. Uno è Pleiade, che riguarda la cartella clinica, Sire la prescrizione degli esami, poi c'è la prescrizione del controllo successivo, poi c'è l'applicativo per la prescrizione dei piani terapeutici.
Quindi c'è una scarsa intercomunicabilità anche tra quello che facciamo, immaginiamo con quella che è diciamo l'applicativo per la telemedicina, qualunque esso sia. Uno degli sforzi deve essere quello di creare un programma unico che possa mettere insieme tutto questo, perché questo vuol dire veramente risparmiare tantissimo tempo che in questo momento noi sprechiamo per andare dietro a questa situazione. E l'altra cosa, la vera dematerializzazione sarà quando non dovremo più stampare assolutamente nulla, perché tutto andrà online, ma adesso non è in questo momento che possiamo, in questo momento storico che siamo a questo livello. Sì, purtroppo noi in Italia complessivamente, collega, i problemi che lei evidenzia nella sua attività pratica ce l'hanno tanti colleghi in tante situazioni, in tante aziende. E qui non c'è nulla da fare, dobbiamo stringere i denti e superare un po' per volta queste difficoltà. Purtroppo dobbiamo farlo adesso di corsa, e questa è una critica che faccio non da oggi, da sempre. Quando avremmo potuto risolvere questi problemi un po' per volta, se solo fosse stata presa in considerazione la telemedicina in maniera appropriata una decina d'anni fa, avremmo avuto la possibilità un po' per volta e adesso avremmo un sistema che avrebbe sicuramente già risolto questi aspetti, perché l'aspetto del fatto che si possa tutto evitare di dover stampare un foglio da qualche parte. È una cosa che si può fare tranquillamente tecnologicamente, non è un problema. Il punto è che poi manca la procedura, manca la delibera che consente, manca questo, manca quest'altro. Purtroppo adesso siamo di corsa a cercare di fare queste cose in fretta, un po' per tutti, e questo purtroppo ci siamo perché in momenti passati non è stato fatto quello che si sarebbe dovuto fare. Questa è la realtà. Grazie. Io do la parola a Serena Guiducci che ci parlerà di quello che succede al Careggi, ma prima le chiederei la cortesia perché ci stanno arrivando delle domande dal pubblico, se vuole rispondere a questa domanda di Italia Gresta che chiede: nella presa in carico del paziente con patologia reumatologica, il patto che si stabilisce tra medico paziente e tempo di cura. Il rischio della telemedicina è di allontanare le persone. Quali strategie adottare per impedire ciò? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito rivoltomi e sono molto contenta stamani di poter parlare di telemedicina, che è un concetto, come abbiamo sentito dai miei colleghi precedentemente, molto attuale. È anche però un concetto un po', passatemi il termine, un po' antico, perché in realtà la parola telemedicina e quello che ne consegue deriva da 50 anni fa, e forse anche più. Poi è stato trasportato anche in Italia e poi ne abbiamo preso atto che esisteva quando ci siamo ritrovati in piena pandemia. Un plauso va al dottor Epis che già molti anni prima della pandemia aveva già pensato a come risolvere diversi problemi che affliggevano la reumatologia proprio utilizzando la telemedicina. E un plauso va anche alla Società Italiana di Reumatologia che appunto in piena pandemia ha recuperato questa piattaforma e ha messo un plus dopo il nome IAR in maniera tale che tutti oggi ne possiamo usufruire. È verissimo che dobbiamo stare attenti all'accordo Stato-Regioni e la semantica non è una parola così a caso, ma la semantica va utilizzata in maniera del tutto corretta, perché da lì si parte e da lì ci sono delle implicazioni medico-legali alle quali non possiamo non provvedere e non stare attenti. Quindi, quello che oggi noi facciamo è un qualcosa che serve al paziente, serve al medico, serve un po' a tutti, ma tutti noi dobbiamo prendere atto che dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare noi medici perché ci dobbiamo comunque confrontare con una metodica totalmente diversa da quello che abbiamo sempre utilizzato. E devono anche imparare i nostri pazienti che hanno a che fare con un qualcosa di diverso. Ricordiamoci che essendo italiani a noi piace tanto il contatto umano, piace tanto anche la pacca sulla spalla oppure un sorriso in più, una parola in più, che forse potrebbero venir meno utilizzando la telemedicina. In realtà,
L'accordo Stato-Regione ci dice, e così rispondo anche alla paziente che ci ha mandato la domanda, che le prime visite in questo momento ancora non possono essere effettuate per telemedicina. Quindi è una, già questo ci crea un'iniziale presa di coscienza del paziente nei confronti del medico e della visita in sé. Quindi già un primo rapporto si stabilisce. E poi sicuramente la telemedicina, poi sentiremo anche i miei colleghi che cosa ne pensano, ma da quello che hanno detto credo che sia così, non è per tutti. Quindi il paziente deve essere un paziente che comunque è stabile. E Massimiliano Epis ce lo diceva, il dottor Epis, cioè si visitano pazienti che stanno in qualche modo, utilizziamo il termine, bene, perché quelli che stanno realmente male vengono direttamente in visita. Quindi questo ci permette di avere proprio un monitoraggio del paziente nel tempo, un paziente stabile che può fare a meno di fare il pendolarismo casa, ospedale, ospedale, casa, con tutto ciò che questo comporta. E in questo senso noi a Careggio stiamo utilizzando appunto questa piattaforma. E un plus che vorrei dire è che ultimamente stiamo provando ad utilizzarla tramite anche l'aiuto dell'associazione pazienti per quanto riguarda la fisioterapia. E sinceramente dopo le prime volte che il paziente ha un incontro personale e in presenza col fisioterapista, le volte successive può continuare a fare i suoi esercizi utilizzando proprio questo meccanismo. Grazie. Claudio Zanon, prego. Ma io credo che fondamentalmente stia emergendo come nei vari territori esistano esperienze diverse, ma che comunque, come dire, con piattaforme dedicate le esperienze stiano crescendo. Poi esiste ancora una difficoltà, alcune difficoltà da superare, l'interoperabilità, come ho detto, è la prima, ma anche il fatto che comunque deve essere numerato tutto ciò che riguarda il teleconsulto, il telemonitoraggio soprattutto, perché fondamentalmente questo è giusto che sia anche per ripagare quello che è comunque l'impegno da parte degli operatori all'interno di un sistema nuovo che sta comunque crescendo. Credo che le cose che ha detto il professor Gabrielli sono assolutamente fondamentali, ma insomma, eppur si muove, ecco, voglio dire, la pandemia ha dato una spinta fondamentale al processo e sta diventando realtà in molti ambiti e in molte situazioni. Quindi poi l'obiettivo di dare una linea omogenea e comune alla telemedicina a livello nazionale è una sfida importante, come ha detto Francesco Gabriele, ma insomma questo significa che ci si crede ed è importante che questo avvenga. È chiaro che l'interoperabilità, il professor Giardi ha detto appunto che i fascicoli sanitari sono per lo più sulla carta che è una realtà, c'è il layout ma non ci sono i dati da mettere dentro. Questo vale da regione a regione, ma ricordiamoci che il PNRR stanzia anche dei bei soldini per quanto riguarda il fascicolo sanitario, quindi voglio dire alla fine che le regioni cerchino di lavorare in questo senso, e nel momento che lavorano in questo senso l'interoperabilità con le piattaforme esistenti che possono favorire i processi di, come dire, di telemedicina devono essere assolutamente considerate e devono far parte dello sforzo che le regioni fanno per rendere cose reali e non solo sulla carta. Questo mi sento di dire. Posso intervenire? Prego. Volevo la domanda che era stata sollevata circa il rischio di perdere il contatto, allontanare il paziente, sollevato dall'Associazione dei Malati Reumatici, dell'APMAR, potrebbe essere un rischio effettivamente reale. Però io volevo sottolineare il fatto che nella realtà la telemedicina e la televisita non avviene senza l'accordo con il paziente, cioè la televisita, la telemedicina e il teleconsulto si instaura dopo che noi abbiamo conosciuto il paziente, inquadrato il paziente, accolto il paziente, chiesto al paziente se ha piacere
ad avere una visita in presenza piuttosto che oppure in remoto. Quindi è una scelta condivisa, una scelta che va sempre come nella direzione del bisogno del paziente. Se è un paziente che sta bene, come diceva la professoressa Guiducci, è per lui venire in presenza per un rinnovo di un piano terapeutico, per far vedere gli esami e così via, è più un problema che una necessità. Noi offriamo questa possibilità al paziente. Quindi il tempo di cura, come dire, è paradossalmente aumentato e migliorato con la telemedicina. I pazienti che non hanno piacere a farlo per motivi diversi, variamente immaginabili, chiaramente non hanno non offriamo questa opportunità. Ricordiamo sempre, almeno a Pisa, ma questo è quello che sono anche i principi guida dei point of consider dell'Eura per il management della patologia da remoto. È sempre consigliabile alternare, combinare il face to face con il remoto. Quindi non è che noi guardiamo un paziente da remoto per tutta la vita, ma cerchiamo sempre di alternare le due cose. Grazie. Io avrei una domanda per il professor Gabrielli, che è arrivata dal pubblico, da parte di Asmara, che chiedono, grazie per aver pensato di uniformare il teleconsulto e la telemedicina su tutto il territorio nazionale. Come sa, molti pazienti colpiti da malattie reumatiche, complesse e rare, sono persone che non hanno molta dimestichezza con le tecnologie digitali. Come pensate di aiutare queste persone che trovano difficoltà ad usare il computer, a compilare questionari o a scannerizzare documenti? Allora, qui ci sono in realtà sono tre domande, non è una. Comunque, vabbè, provo a rispondere a tutte e tre. Allora, il paziente in telemedicina non può essere un paziente passivo, se non altro perché deve accendere il computer, no? Quindi qualcosa deve fare. Quindi il rapporto tra paziente e sanitario si modifica attraverso la telemedicina. Non c'è la necessità cioè non c'è il rischio che questo porti necessariamente ad una spersonalizzazione del rapporto. Anzi, come tutti i colleghi che fanno questa attività sperimentano, i pazienti sono felici di avere queste possibilità di interazione nuove con i propri sanitari di fiducia, con il sistema sanitario nel suo complesso. Quasi, diciamo, principalmente perché risparmiano tempo e è più comodo, ma anche perché hanno una sensazione reale, una percezione di una maggior vicinanza di tutto l'intero sistema. Questa percezione di maggior vicinanza nasce proprio dal fatto che il paziente partecipa in qualche modo a ciò che sta accadendo, non è qualcuno che subisce passivamente ciò che avviene, ma interagisce, fa qualcosa, cioè si assume delle responsabilità, fra virgolette, piccoline, ma comunque se le assume, e quindi c'è una maggiore partecipazione e questo lo fa sentire meglio perché gli fa comprendere meglio che cosa sta accadendo. Quali sono le difficoltà? Certo, ci sono delle persone che hanno meno dimestichezza. Noi in Italia abbiamo anche un problema sociale più ampio di questo, perché non si tratta soltanto delle persone molto anziane che potrebbero avere delle difficoltà di interazione con i sistemi digitali. Si tratta proprio di un problema sociale nostro, siamo una delle nazioni col più alto tasso di analfabetismo funzionale e questo è un problema serio, sociale, da tutti i punti di vista, che ha le sue ripercussioni negative sullo sviluppo dei sistemi di telemedicina, specie quelli più evoluti. Fare una televisita in realtà lo sanno fare più o meno tutti, non c'è questa grandissima difficoltà. Ed è una difficoltà che si supera nel momento in cui il paziente percepisce una utilità vera per se stesso.
Lo abbiamo dimostrato, lo si dimostra facilmente andando a vedere cosa è successo proprio durante la pandemia. Quando c'è stata la necessità, pazienti di tutti i tipi si sono immediatamente convertiti al contatto in videochiamata con i propri sanitari, senza troppe difficoltà, cioè superandole per via della necessità. Tenete presente anche un altro punto di vista, un altro punto essenziale. Le tecnologie digitali sono negli ultimi 10 anni e sempre più lo saranno nel prossimo futuro, fatte in modo tale da essere sempre più amichevoli, come si suol dire, nei confronti dell'utente, sempre più facili da utilizzare. Perché questo? Questo indipendentemente dalla telemedicina, indipendentemente dall'ambito sanitario, tutte le tecnologie tendono sempre a questo risultato, cioè ad essere il più semplici da utilizzare per l'utente finale. E quindi questo problema di fatto è un problema che si autolimita da solo, che si smorza nel tempo da solo, per tante ragioni, le ragioni che ho sottolineato adesso. Rimane una quota di pazienti che comunque per deficit neurologici, per problemi di vario tipo, per disabilità, comunque non possono, anche avendone in qualche modo tecnologicamente la possibilità, non riescono ad utilizzare. Lì bisogna prevedere un ruolo preciso della figura del caregiver, non a caso citato più volte come figura nelle indicazioni nazionali, perché è un punto rilevante. La mediazione del caregiver, che per caregiver non è necessariamente la badante, può essere anche il parente, può essere l'amico, può essere qualcuno che in quel momento aiuta il paziente a interagire in digitale col sistema sanitario. È necessaria questa figura per alcune di queste persone, ma diciamo la maggior parte delle persone stando ai risultati, basta osservare quello che succede in altri ambiti, ad esempio nell'ambito bancario, in ambito nei trasporti o in altri settori produttivi, la maggior parte dei pazienti è in grado, delle persone è in grado di utilizzare i sistemi digitali quando ne percepisce l'utilità, quando ne percepisce chiaramente il beneficio. Allora sì, basandosi sul fatto che sono facili da utilizzare per definizione, riescono a farlo. Sì, grazie, professor Gabrielli. Chiedevo al professor Gerli, che so che tra l'altro fra un po' degli impegni, se IAR Plus ha degli indicatori di successo e ha degli obiettivi di espansione che voi state monitorizzando. Insomma. Ecco, voi avete il controllo di quella che è l'applicazione alla piattaforma nelle varie regioni e in questo senso vi ponete anche nei confronti delle istituzioni una sollecitazione per raggiungere gli obiettivi che vi siete posti. Questo è un po' il tema, credo che vada anche di messo in luce. Sì, noi abbiamo grosso modo, sappiamo i centri che hanno aderito, che utilizzano la piattaforma, non abbiamo un monitoraggio continuo ovviamente di questo. La piattaforma è stata implementata e l'idea è quella di implementarla ulteriormente perché in effetti è partita con alcune limitazioni su determinate patologie e quindi questo può essere effettivamente un qualche cosa che può essere implementato. Però è evidente che quello che deve essere fatto è lo sforzo di collegare questa piattaforma, come è stato ampiamente detto fino adesso, deve essere collegato in un sistema a rete, perché senza quello purtroppo noi non riusciremo, cioè riusciremo inevitabilmente soltanto a rimanere focalizzati su questo, ma questo deve essere, come detto, agganciato a qualcosa più ampio che deve essere a livello locale delle aziende, a livello regionale, soprattutto questo direi, perché poi anche a livello nazionale, ripeto, io sono molto curioso di vedere e capire quello che si riuscirà a fare con Agenas da questo punto di vista. So che ci sono 3 regioni pilota che dovrebbero partire da questo punto di vista e quindi questo l'amico Francesco Gabrielli, sicuramente molto più informato di me, può dare meglio di me delle informazioni al merito, ma credo che il sistema deve essere necessariamente integrato.
Ecco, le chiedo ancora una domanda a lei e anche al professor Gabrielli. Ma siccome conosco un po' quella che la mentalità dei miei ex colleghi, i direttori generali pensano purtroppo a breve termine, mai a medio e lungo termine. Stiamo un po' perdendo quello che è stato l'insegnamento del Covid, che ci ha insegnato che senza la salute non c'è l'economia. Oggi è stata di nuovo fuori la storia che, no, che la sostenibilità deve venire prima di qualunque cosa, che secondo me in qualche maniera va equilibrata all'interno del discorso. Ma la telemedicina costa uguale, costa di più o costa di meno? Perché poi quello, nell'impegno i vari direttori generali che si pongono, c'è anche questo fattore. Adesso credo che Francesco forse possa dare una risposta appropriata da questo punto di vista. Francesco, che ne pensi? Ma vi faccio una domanda. Secondo voi costa di più far partire un treno o far partire un aereo? Costa di più far partire un aereo, no? È intuitivo. Allora, è la stessa cosa per la telemedicina. Costa di più organizzare un ambulatorio con un tavolo, una seggiola, una lampada e una lettiga, o organizzare un sistema di telemedicina territoriale che utilizza tecnologie sofisticate per fare videoconferenze a distanza, trasferire dati, eccetera, eccetera. È ovvio che se ragioniamo in termini di singola prestazione, la singola prestazione in telemedicina non può costare quanto quella in presenza, deve costare per forza un po' di più, perché il sistema che c'è dietro per renderla reale è molto più sofisticato e tecnologicamente costoso, perché non è costoso soprattutto farlo, bisogna anche mantenerlo nel tempo, quindi ogni tanto va aggiornato, va ripristinato, va fatta la manutenzione, quindi c'è un costo che si protrae nel tempo, per cui la singola prestazione di per sé non può costare meno. Quello che costa meno è l'insieme del percorso del paziente, specialmente se con l'uso corretto dei dati utilizziamo la telemedicina non tanto per fare la televisita, quanto per fare la prevenzione primaria, secondaria e terziaria, cioè prevenzione sui persone sane che si ammalino di meno, prevenzione sui malati che non sviluppino né complicanze né la malattia proceda e si aggravi sempre di più. Se noi riusciamo a fare questa operazione, alla fine riusciremo a risparmiare giornate di degenza. Vi faccio un esempio semplicissimo. Se io ho un paziente in scompenso cardiaco, con un collegamento telefonico, con un'app, una piattaformina semplice, e una videochiamata e una bilancia, io riesco a tenere il paziente in modo tale che anticipo di qualche giorno l'arrivo di un episodio acuto e quindi evito il ricovero ospedaliero, che è una cosa buona per il paziente, perché come sappiamo, ogni volta che c'è una riacutizzazione, il paziente poi, anche se ne esce dalla fase acuta, comunque poi quando esce sta peggio di come di quando c'è entrato, e quindi evitare la fase acuta significa farlo stare globalmente meglio nel tempo, quindi è un vantaggio medico per il paziente, ma poi evito le giornate di ricovero. Una giornata di ricovero in terapia intensiva costa, credo, sui 600-700 e forse anche di più euro al giorno. Quindi è una rispetto, moltiplicate questo per tutti i pazienti che possono avere necessità di questo tipo di interventi, vedete quanto fa la differenza. Quindi se io spendo anche un po' di più per costruire un sistema di telemedicina, poi ne ho un vantaggio complessivo, medico prima di tutto, perché la telemedicina non serve solo a risparmiare soldi, quello è un di più. Quindi curo meglio le persone, rendo più accessibile la sanità per tutti e risparmio anche come nell'insieme del processo. In questa è la chiave di lettura da utilizzare. Se vado a vedere la singola prestazione, non esco fuori da questo discorso. E non so se posso inserirmi, perché ha centrato Francesco molto bene l'argomento, e quello che noi abbiamo visto quando sono stati inseriti i farmaci biotecnologici. È evidente che se io guardo al costo del farmaco biotecnologico di per sé stesso, voi capite che il costo era enormemente superiore a quello dei farmaci che usavamo in precedenza. Ma tutto quello che è connesso, che è stato, che abbiamo visto in termini di risparmio dei costi indiretti, cioè il discorso, lei
provate a immaginare cosa è cambiato nel mondo della reumatologia con l'inserimento di questi farmaci a alto costo, che adesso, per carità, tra l'altro hanno visto una riduzione sostanziale dei costi con i biosimilari, eccetera, ma noi abbiamo completamente stravolto la prognosi di questi pazienti e si parlava di ricoveri, ma noi avevamo i nostri pazienti che erano ricoverati, avevamo i reparti di riabilitazione, avevamo i reparti soltanto per quanto riguardava gli interventi chirurgici, ortopedici, ma i nostri pazienti ormai, queste sono storie che sono veramente rare, mentre erano molto frequenti una volta. Quindi nel momento in cui si pensa a un discorso di costi, pensiamo ai costi complessivi, giustamente, mi sembra una cosa molto molto importante e giusta da dire. Grazie, io continuerei con la tavola rotonda chiedendo a Giovanni Italiano, che so che ha problemi di collegamento a causa di un temporale. Io vi chiedo scusa, però, come vi avevo detto, purtroppo delle tempistiche che non mi consentono di rimanere oltre. Grazie professor Gelli, grazie mille. Saluto, grazie professore, grazie a voi tutti. L'aspettiamo di nuovo a Motore Sanità, è un piacere sempre averla. Grazie a voi. Ci sente? Faccio un po' fatica, può darsi che il collegamento non sia ottimale, però eccomi qua, ci sono. Bene, allora che cosa succede con la telemedicina in reumatologia a Caserta? Quali best practice state portando avanti? Che cosa succede? La premessa del professore Gerli circa il suo, diciamo, viaggio in Italia con realtà diverse, purtroppo devo confermare quello che lui ha trovato. Noi qui abbiamo una piattaforma a cui dobbiamo fare riferimento, una piattaforma regionale a cui dobbiamo fare riferimento, pertanto quello che è stata la piattaforma utilizzata, quella che è la piattaforma utilizzata dalla SIR, al momento noi non possiamo utilizzarla su quella piattaforma. Quindi, diciamo, è ancora una telemedicina che è basata sulla grossa volontà da parte nostra per continuare a seguire questi pazienti da remoto, ovviamente non tutti perché non ci riusciamo, ma con grosse difficoltà. Esiste tuttavia un piccolo nucleo che è alla Federico II, ma è in dermatologia, dove è attiva una piattaforma che però è completamente autonoma rispetto a noi altri che siamo ospedalieri. Claudio, se vuoi intervenire. Quello che ha detto il professor Italiano fa parte di un'esperienza di quella campana che cerca comunque in qualche maniera di creare un'integrazione di sistema, ma insomma è chiaro che anche lì è importante, ma tutto deve ancora decollare pienamente. Questo è un po' quello che mi permetto di dire, ma voglio dire, quello che è importante è che una regione in qualche maniera se ne appropria e ne faccia sua. E che la Società Italiana di Reumatologia, lo sforzo che sta facendo, sia estremamente importante. Sì, sì, ma da questo punto di vista, insomma, gli sforzi sono tanti, notevoli e quotidiani, quindi cercheremo in qualche modo di avere un'omogeneizzazione dell'offerta in tutti gli ambulatori. Ovviamente in questo momento abbiamo delle grosse difficoltà, tuttavia non ci arrendiamo, anche perché la lezione che abbiamo avuto dal Covid ci ha insegnato molto, e quindi diciamo è su quella scia che dovremmo continuare a produrre i nostri sforzi. Grazie, io direi di ritornare nella tavola precedente, telemedicina e PNRR, perché si è collegata a Francesca Ingignoli, dirigente medico di reumatologia del Gaetano Pini di Milano, per cui la ringrazio per essersi collegata e le do la parola per parlare di telemedicina e PNRR, cosa sta accadendo e cosa accadrà. Buongiorno, ringrazio per l'invito, ma io posso portare quella che è la nostra esperienza qua ai Gaetano Pini, in realtà sulla telemedicina, che era diciamo un percorso già iniziato in epoca pre-Covid, e sicuramente il Covid ha velocizzato
per ovviamente le necessità contingenti. È stato un percorso appunto che si è accelerato ed è stato diciamo accettato, ovviamente integrato rapidamente nella pratica. I nostri pazienti in realtà sono, essendo pazienti cronici ed essendo pazienti abituati a vederci in persona, in un momento di emergenza sicuramente hanno accettato il compromesso di, e la possibilità di, della telemedicina di avere appunto un tipo di approccio diverso da quello che avevano prima. Ci sono state ovviamente delle criticità, soprattutto legate alla formazione nell'utilizzo delle piattaforme. Sicuramente non per tutti i pazienti è stato un percorso semplice, quindi appunto come già sottolineato prima c'è stato bisogno di un supporto nell'istruire appunto l'utilizzo di queste piattaforme, però sicuramente è stato un approccio utile che è stato ben accettato dai pazienti, da noi ovviamente ha facilitato sicuramente la possibilità di seguire questi pazienti in modo corretto nel tempo. Ora stiamo raccogliendo anche i dati su quello che è stato l'effetto e la capacità di questo, della telemedicina nel riuscire in un momento di emergenza di aiutarci nel mantenere appunto la stabilità, la remissione di malattia nei nostri pazienti grazie alla telemedicina, e devo dire che i dati che abbiamo sono assolutamente incoraggianti, perché c'è un riscontro positivo sia da parte dei medici ma anche da parte dei pazienti, ecco, su quello che è stata questo tipo di interazione che era un po' nuova per tutti, ecco. Quindi sicuramente è un percorso che andrà ad aumentare e spero verrà proposto in maniera più consistente e andrà ad integrare quella che è la routine. Ecco, devo dire che sicuramente dopo il periodo di emergenza l'utilizzo è anche probabilmente un pochino diminuito, proprio perché poi i pazienti sono tornati alle visite in persona, però è stato molto apprezzato perché molti pazienti che hanno problemi appunto nel muoversi o comunque erano lontani hanno di fatto continuato a richiedere un tipo di approccio, diciamo, ibrido nella gestione della loro malattia. Quindi sicuramente è un tipo di modalità di cura che avrà sicuramente un futuro, un'utilità che andrà aumentando. Ecco. Dottoressa Ingegnoli, una domanda. La Regione Lombardia sta facendo degli sforzi per implementare l'uso della telemedicina, non solo con la tariffazione, che vediamo che il telemonitoraggio manca ancora, ma ad esempio con linee guida, insomma, per cercare di spingere l'utilizzo o no? La seconda questione è, lei nella sua esperienza, ma lo chiedo anche agli altri, la telemedicina ha diminuito l'ospedalizzazione da parte di alcuni pazienti? È chiaro che voi magari selezionate e quindi, come è stato detto prima, vengono posti in teleconsulto, in telemonitoraggio, pazienti che non hanno grandi problemi dal punto di vista reumatologico, ma tutto questo incide comunque sull'ospedalizzazione o no? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, sicuramente è uno dei punti che viene stressato come, diciamo, potenzialità da implementare. Che ci siano delle linee guida al momento in corso d'opera non ne sono a conoscenza, sinceramente, che si stia lavorando in questo senso. Per quanto riguarda l'ospedalizzazione, anche qui è una risposta difficile, nel senso il grosso della telemedicina l'abbiamo applicato e lo stiamo applicando in pazienti ambulatoriali, quindi nel monitoraggio della malattia. Che questo abbia poi ripercussioni sui ricoveri, questo non glielo so dire, perché erano pazienti che comunque diciamo con una malattia non particolarmente aggressiva, ma pazienti che appunto sono stati un pochino selezionati, che quindi potevano diciamo essere seguite a distanza e quindi ecco,
Un'ulteriore domanda, voi ci insegnate che in reumatologia in realtà sono coinvolto oltre che reumatologo anche altri specialisti, per esempio il dermatologo. In telemedicina questo come dire, consulto plurispecialistico viene utilizzato o no, e potrebbe, oppure potrebbe essere utilizzato in futuro? Questo sicuramente potrebbe essere utilizzato in futuro. Al momento, per quanto riguarda il nostro istituto, al momento non è utilizzato un consulto di più specialisti, ma sicuramente sarebbe ottimale riuscire a instaurare un percorso del genere. Ecco, questo sicuramente sarebbe di grande utilità. Grazie. Professor Gabrielli, vuole intervenire? Sì, grazie. Come abbiamo sentito, c'è la volontà di modificare il lavoro e di organizzarci da un punto di vista anche regionale. Io mi sentirei di fare un commento. Allora, abbiamo fatto altre volte questo ragionamento e però lo ribadisco perché è molto importante. La telemedicina è uno strumento di lavoro, è una modalità di lavoro che è, che si potrebbe dire che è territoriale per definizione, cioè deve essere adattata ai territori e alle persone ai quali il servizio che vogliamo costruire si rivolge. E quindi questo significa che va riprogettata ogni volta. Va riprogettata da capo? No, se si organizzano delle elementi portanti, una struttura portante chiave del sistema di un sistema di telemedicina, ad esempio la televisita in pediatria o la televisita per i pazienti diabetologici o quant'altro, se ci si organizza con dei punti di riferimento fondamentali che sono fatti, che sono però seguiti in maniera univoca da tutti. Su questi punti, su queste, diciamo, pista fondamentale, su questo punto, questi punti fondamentali, poi ognuno adatta al proprio territorio. Se si fa così si ottengono due vantaggi. Primo, ogni volta che si progetta non si rincomincia da capo, perché si può utilizzare le esperienze degli altri di successo riadattandole alla propria realtà. Due, si possono mettere a confronto realmente le varie esperienze e capire quella che funziona meglio, perché magari in un territorio si è scelto di una soluzione che ha portato un qualche vantaggio poi organizzativo o procedurale o di outcome. Questo però, se non le esperienze che vengono fatte sono fatte a livello regionale, come se tutto passasse dalla regione e le altre regioni non esistessero, allora ognuno fa la telemedicina a proprio modo, che può anche essere, si può anche fare, però poi non si riusciamo a confrontarci nelle esperienze e a sfruttare le esperienze degli altri. E quindi ogni volta dobbiamo ricominciare da capo. Né vale l'idea di fare il copia e incolla da altre nazioni, perché facendolo utilizzeremo dei sistemi che non sono i nostri, come sistema sanitario complessivo, e quindi è difficile che vadano a buon fine. Per cui il modo migliore è quello di avere una struttura generale condivisa, seguita da tutti, e poi ognuno declina nei propri territori quello che gli serve. In questo modo potremmo avere questi vantaggi e massimizzare i risultati a livello nazionale. Ecco, ma Francesco, Gabrielli, la questione dell'Internet of Things, cioè fare sì che, mi immagino che anche la reumatologia qualche volta sia necessaria, al telemonitoraggio di distanza, fare un elettrocardiogramma di controllo, oppure verificare quelle che sono situazioni, alcune immagini e così via. Come si può questo implementare all'interno di un sistema in maniera da rendere, come dire, il telemonitoraggio, il teleconsulto, come dire, completo anche nella componente qualche volta di diagnostica e di controllo? Allora, il sistema, se io faccio una televisita e faccio soltanto la videochiamata col paziente, mi manca un pezzo, anzi me ne mancano due.
mi manca di poter fare l'esame obiettivo perché a distanza non posso portare il tatto e altre cose, e mi mancano i dati del paziente. Ora, l'esame obiettivo in questo momento non abbiamo una tecnologia per risolvere questo problema, quindi sappiamo che possiamo fare la televisita solo nella misura in cui l'esame obiettivo non mi serve. Ci sono delle visite che sono così? Sì, ci sono. Possono essere la prima visita? È possibile, in teoria è sconsigliato, non vietato, è sconsigliato, perché la maggior parte delle volte invece questo non è possibile. Bene. Detto questo, i dati come li porto? Come li faccio? Come io medico, mentre vedo il paziente, posso anche usufruire della visione dei dati? C'è il modo manuale, cioè vado ad aprire i vari fascicoli, i vari PDF che il paziente mi manda con l'email o con qualche altro sistema. Questo è il modo più primitivo, è quello più lento per il medico. Ve lo ricordate quello che diceva prima all'inizio della nostra conversazione il collega Epis, ma anche il collega Cazzato, lo stesso dicevano tutti e due: noi perdiamo un sacco di tempo nel fare queste cose. Ok, ma infatti il sistema dovrebbe essere fatto in modo tale che le piattaforme utilizzano i metadati, cioè utilizzano i dati in modo tale che possono essere analizzati da dei software che poi restituiscono al medico una elaborazione del dato, non il dato, e quindi lo aiutano a prendere le decisioni in maniera più rapida e più efficace. Tutto questo deve essere costruito, ed è chiaro che va costruito con delle piattaforme che sono dei sistemi software che hanno una parte che giace sui server delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle regioni, e una parte che invece sta nello studio del medico, e un pezzettino anche sta presso il paziente. Queste tecnologie, queste organizzazioni del flusso dati non sono banali, non si possono improvvisare, bisogna studiarle e bisogna renderle adatte ad ogni circostanza, perché il territorio del Niguarda, cioè i pazienti del Niguarda, tanto per fare l'esempio dell'ospedale, un grande ospedale come quello, ha un'esigenza completamente diversa dall'azienda sanitaria in Umbria o in Basilicata. Completamente diverse sono le esigenze, quindi i sistemi devono essere adatti a quel territorio. Non significa però che devono essere, ognuno fa per sé, significa che con dei punti di riferimento, che ci sono, perché metodologicamente ci sono questi punti di riferimento, si può fare qualcosa di coordinato, che interagisce, capace anche di interagire, di interoperare, ma adatto al singolo territorio. Bene, allora abbiamo il professor Iannone, è riuscito a collegarsi? No, non ancora. Allora, io direi comunque di andare verso la fine di questa interessante mattinata, poi appena si collega, se si collega gli diamo la parola, però vorrei chiedere al professor Epis se, visto che è nato al Niguarda la piattaforma, come ha detto lui, se in realtà qual è stata l'evoluzione della piattaforma stessa, se va nella direzione che ha detto adesso il professor Gabrielli, quindi cosa pensate di modificare ancora in futuro dal punto di vista tecnologico la piattaforma stessa per renderla sempre più, tra virgolette, fruibile da parte dell'utente e utile anche in rapporto ai dati che voi potete ricevere a prendere decisioni, come ha detto Francesco Gabrielli adesso. Bene, mi trovo assolutamente molto d'accordo con quello detto il professor Gabrielli. Quello sul quale noi stiamo adesso lavorando è prevalentemente l'automatismo, ossia noi abbiamo bisogno di alert, di strumenti che vadano ad elaborare il dato per restituirci il dato pulito e per permetterci in questo modo di non avere un sistema che ci fa consumare troppo tempo, ma che ci permette di avere dei ritorni solo di alcuni pazienti che non vanno bene, cioè di avere dei messaggi molto chiari, perché attraverso, come si diceva prima, il telemonitoraggio e attraverso queste piattaforme
noi abbiamo sicuramente modificato la qualità dell'assistenza. In reumatologia, ma non solo in reumatologia, va di moda il tight control, cioè questo controllo stretto del paziente. Io ho sempre invidiato gli ospedali che dicevano che riuscivano a fare il tight control, noi non siamo mai riusciti a farlo e non me ne vergogno, perché purtroppo il numero di reumatologi rispetto alle richieste è alto. Allora, questi sistemi devono essere anche utili per agevolare il controllo dei pazienti. E poi la seconda cosa, e anche lì vado controcorrente, ma anche nel 2009 siamo andati controcorrente pensando a IAR allora, è per quanto riguarda le prime visite. Io ritengo che la televisita che passa attraverso una sorta di tele screening possa essere assolutamente utile anche nelle prime visite, tant'è che noi la stiamo applicando, perché il problema non è di far diagnosi durante la televisita o il telescreening, come abbiamo chiamato noi, nei pazienti che devono fare la prima visita. Il problema è che noi oggi abbiamo il 70% delle prime visite con pazienti che arrivano senza esami, senza niente, perché tutto questo viene delegato poi alla prima visita reumatologica. Allora, se la prima visita mi serve per migliorare l'appropriatezza delle visite, allora anche sulla prima visita io ritengo che la telemedicina abbia un ruolo importante. Io ritorno su un concetto che ho detto. Noi abbiamo necessità, poiché siamo pochi reumatologi, poiché buona quota di reumatologi va nelle medicine interne e non fa il reumatologo, ci sono tanti reumatologi in giro che purtroppo non fanno i reumatologi ma vanno in pronto soccorso, vanno in altre cose, noi dobbiamo puntare sull'appropriatezza delle visite reumatologiche. E allora anche in questo caso una sorta di televisita, di teletriage alla prima visita può migliorare l'appropriatezza. Quindi con una serie di, tra virgolette, storture, perché anch'io capisco ovviamente che la prima visita deve essere fatta in presenza, però anche in questo caso io vedo la possibilità di una grande evoluzione e di un futuro per la telemedicina. Altro elemento che dico, mi piacerebbe oggi avere il dato del numero di televisite fatte, perché la mia impressione è che prima del Covid se ne utilizzasse pochissima. Durante il Covid, per necessità, se ne è utilizzata tanto, ma spinta da necessità, oggi se ne utilizza poco. Regione Lombardia la sta spingendo, dandola come obiettivi all'interno delle aziende, l'utilizzo della telemedicina. È importante che venga data come obiettivo, perché come tutte le cose ancora relativamente nuovi, c'è anche una resistenza da parte dei sanitari. E quindi in alcune situazioni una sorta di input dall'alto può migliorare anche l'aderenza da parte dei medici. Grazie, gli altri colleghi hanno la stessa sensazione, perché il professor Epps ha detto cose importanti al proposito. Sono Guiducci, italiano, ingegneri. Sì, incazzato. Sono completamente d'accordo con quanto ha detto il dottor Epps, perché in questo momento non ne possiamo fare le prime visite, ma fare un pre-screening sarebbe fondamentale. E purtroppo il numero dei reumatologi è basso, siamo veramente non genericamente pochi, per cui riuscire ad avere sempre più visite realmente dedicate alla reumatologia e selezionare i pazienti prima sarebbe fondamentale. Quindi anche in questo senso la telemedicina può dare un grosso aiuto a noi reumatologi, ma anche al paziente stesso, che evita di fare un viaggio a vuoto tante volte. Sì, concordo assolutamente con quanto diceva il professor Epps. Stiamo cercando di studiare un sistema di telemonitoraggio e teleconsulto con un gruppo pilota di medici di famiglia con cui potremmo fare un indirizzamento precoce tramite un triage, tutto un progetto questo, tramite un triage, cercare di fare un pre-assessment e mandare effettivamente pazienti con urgenze differenti, quelli che devono arrivare prima, quelli che possono aspettare, quelli che magari non hanno probabilmente le caratteristiche di essere pazienti reumatici strettamente detti.
chiudo con una piccola provocazione, se posso farlo, detta assolutamente in buona fede. Il problema dei reumatologi che non vengono formati e che poi finiscono col fare altro, dall'altra parte c'è una serie di figure intermedie che in realtà si fanno carico dei malati reumatici, quindi questo, diciamo, per dire che non è che manchino i malati reumatologici, è che vengono visti purtroppo per un problema culturale da altre figure professionali. Ma adesso ci è arrivata in chat una comunicazione di Elena, non è una domanda ma una comunicazione: vengo seguita con la telemedicina e mi sento più sicura con il Covid e non potendo più guidare non devo chiedere sempre favori a parenti e amici. Quindi c'è anche i pazienti che si sentono sicuri sia dal lato Covid sia di non dover dipendere evidentemente non potendo guidare da altre persone. Sì, tra l'altro non abbiamo neanche aspettato, prima di chiedere a Francesco Gabrielli di fare le conclusioni, perché è la persona sicuramente più adatta a concludere una mattinata di approfondimento come questo, il ruolo del personale infermieristico nell'ambito della telemedicina, teleconsulto e telemonitoraggio. Cioè è sempre necessario che sia presente il medico in alcune situazioni, il personale infermieristico per l'espletamento, per esempio, anche della monitorizzazione del paziente può essere sufficiente, per esempio, per controllare se c'è l'aderenza o alcuni consigli che possono essere dati al paziente. Chi vuole rispondere? Se volete rispondo io. Ma, allora, sì, io chiederei, mi piacerebbe sentire l'opinione dei colleghi che fanno le televisite. Da un punto di vista, della letteratura e delle esperienze che si trovano a livello internazionale, è assolutamente assodato che una parte del lavoro può essere fatto a distanza da figure professionali che sono, noi lo diciamo dall'infermiere, ma in realtà sono figure professionali un po' nuove, che sono di tipo infermieristico, ma non si chiamano più come prima, si chiamano diversamente, ad esempio il case manager o altre definizioni. Sono delle nuove figure professionali che sono a livello, diciamo, infermieristico, che hanno una formazione specifica in questo tipo di relazioni con il paziente, di condurre questo tipo di attività, che in altri paesi, ad esempio gli Stati Uniti, sono molto utilizzate. E lì si ricorre al tempo del medico soltanto quando il diagramma di flusso prevede che il paziente debba incontrare per un qualche motivo specifico il medico, che deve fare delle attività molto ben precise e strutturate. Noi non siamo ancora in questa condizione culturale e organizzativa, ci dovremo progressivamente arrivare, perché è stato dimostrato ampiamente che è la soluzione migliore per gestire grosse masse di dati e grandi quantità di pazienti con poco personale. Gestire, sottolineo, adeguatamente, quindi non gestire tanto per fare, gestire adeguatamente, con efficacia, con sicurezza, con rispetto per le persone, garantendo l'equità di accesso, eccetera, eccetera. Si può fare, ma questa è la direzione, e purtroppo siamo un po' sguarniti da questo punto di vista adesso, perché non abbiamo fatto formazione per questo nuovo tipo di personale sanitario, e quindi anche qui dobbiamo rimboccarci le maniche e farlo. Qualcun altro vuole intervenire a proposito? Poi intervengo io un attimo. Sì, sono d'accordo, professor Gabrielli. Allora, la telemedicina, secondo me, ci deve essere almeno inizialmente il medico, però poi può tranquillamente essere effettuato o comunque proseguita, diciamo, dall'infermiere. Queste nuove figure che userei anche qui una semantica italiana, professor Gabrielli, la famosa infermiera di ricerca, se la vogliamo chiamare in questo modo, no? Che appunto è di grandissima utilità oggi come oggi per il nostro lavoro, purtroppo ancora sono figure non perfettamente riconosciute dal punto di vista sanitario, perché sono comunque infermiere
che poi hanno un quid in più di volontà loro personale e quindi seguendo corso o quant'altro riescono anche ad avere questa attività più a 360 gradi, che sta diventando sempre di più fondamentale per noi reumatologi per tutto quello che facciamo, compreso la telemedicina. È una situazione un po' italiana, perché all'estero in realtà queste figure sono già state individuate e normate da diversi anni. Però insomma, pensiamo che, voglio vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, per caratteristiche mie personali, credo proprio che in futuro anche questa figura potrà essere valutata in maniera diversa. Grazie, altri? Se posso, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha appena detto la professoressa Guiducci, perché sicuramente avere una figura intermedia formata che possa aiutare il medico anche solo nel valutare gli esami e piuttosto nell'identificare alcune poi criticità che possono appunto far scattare la visita in persona o comunque o degli accertamenti più approfonditi, sarebbe fondamentale nell'aiutare, nell'aumentare anche poi quelle che sono le prestazioni di telemedicina. Quindi è auspicabile che questo tipo di figure ci in futuro saranno più presenti. Posso aggiungere una cosa? Nella nostra realtà abbiamo già un'infermiera che è formata a fare questo e dal momento, come diceva il professor Epis, che non abbiamo uno strumento che ci avvisa direttamente quando un paziente sta male attraverso la prescrizione la compilazione dei questionari, abbiamo questa infermiera che su 200 pazienti si può ancora fare, su 2000 probabilmente sarà impossibile, costantemente va a valutare quando arrivano i questionari dei pazienti, quando il sistema inventato da Oscar restituisce il semaforo rosso, vuol dire che c'è una criticità, allora mi avverte e insieme contattiamo il paziente per capire quello che sta succedendo. Per cui questo, diciamo, primo triage effettivamente per il momento viene fatto dall'infermiera, per dire, in maniera egregia. Bene, altro ancora? Ah, se posso, visto che mi sa che forse manco solo io come commenti, è indispensabile il supporto infermieristico di un'infermiera che ha avuto ovviamente un certo periodo di presenza in un ambiente reumatologico. E io ho la fortuna di lavorare in un grande ospedale, non solo di nome, e ho la fortuna di avere dall'altra parte il direttore del DITRA, la dottoressa Zoppini, che da questo punto di vista anche lei è molto illuminata. E un ruolo importante potrebbe essere quello delle infermiere di famiglia, che dovrebbero avere un ruolo anche nella mia testa, ma spero solo nella mia testa, di collante, di un ruolo centrale nella gestione soprattutto dei pazienti cronici, perché il paziente poi artritico è spesso un paziente che ha anche altre copatologie. Allora avere un qualcuno che può essere in grado di avere anche questo ruolo pivotale potrebbe essere veramente il valore aggiunto inserito nelle case di comunità, negli ospedali di comunità, inserito nel territorio. Quindi è ovvio che il percorso è appena partito e noi lo stiamo iniziando a gestirlo in questa fase. Ma penso che questa figura possa avere un ruolo centrale un domani per migliorare qualitativamente la gestione dei pazienti con una reale presa in carico, non solo fittizia sulla carta, ma con una reale presa in carico del paziente da parte di una figura, come dicevo prima, centrale. Bene, Francesca, prima di dare la parola al professor Gabrielli per le sue conclusioni di quel che ci portiamo a casa da questa bella mattinata, hai altre cose da dire? Persone che fanno domande? Ma vi leggo quello che ci ha scritto Maria Grazia Gambato: sono un'infermiera di telemedicina, la logica è quella patient driver, attenzione alla logica della specialità. Bene, professor Gabrielli,
questa mattinata mi sembra anche approfondita, perché poi abbiamo in qualche maniera esaminato tutti i problemi legati in maniera non solo generica, ma anche proprio entrando nello specifico le questioni che riguardano il rapporto tra telemedicina, telemonitoraggio, teleconsulto e chi più ne metta con i pazienti reumatologici. Cosa ci portiamo a casa una mattinata come questa? Allora, innanzitutto la constatazione che la reumatologia si sta dando molto da fare intorno a questa, all'utilizzo della telemedicina per i propri pazienti. Questo si è innescato con il Covid, ma stiamo andando avanti oltre al Covid, stiamo cominciando a programmare qualcosa di nuovo e di duraturo nel tempo. Le esperienze, come avete visto, quando qualcuno ha avuto in passato, prima del Covid, delle esperienze, poi le ha più facilmente messe a frutto anche nell'immediato della pandemia ed è in questo momento più in grado di proporre qualcosa di nuovo. Da questo dovremmo trarre un'indicazione precisa, concettuale, e cioè il fatto che è più opportuno avere la pazienza di procedere a piccoli passi, creando esperienza, magari partendo da piccoli servizi e poi crescere nel tempo, piuttosto che disegnare chissà quali strutture megagalattiche e finire per poi rendersi conto che l'applicazione pratica non l'abbiamo capita fino in fondo e quindi abbiamo poi problemi a realizzare nella pratica le attività. Teniamo conto anche un'altra osservazione emersa bene dalle esperienze, cioè il fatto che molti hanno detto, in realtà è un dato abbastanza acclarato a livello nazionale, un po' dappertutto a livello nazionale, è che dopo un'iniziale infatuazione Covid dipendente di alcuni servizi di prestazione di telemedicina, stiamo adesso ricominciando a riportarci in una condizione preesistente, come se la telemedicina fosse legata all'emergenza pandemica. Questo avviene per quale motivo? Avviene per due ragioni sostanziali. La prima è una ragione umana, e cioè il fatto che tutti noi professionisti cerchiamo di stare in quelle che gli americani chiamano le zone di comfort, cioè in situazioni organizzative e operative alle quali siamo abituati. Quindi andare incontro a qualcosa di nuovo per un professionista, specialmente in sanità, è sempre qualcosa di difficile. Perché lo costringe non solo a mettere in discussione quello che fa, ma anche a porsi il problema di quanto rischia lui e il paziente ad andare incontro al nuovo. Ecco perché sono importanti tutta una serie di azioni a livello centrale per incoraggiare e facilitare questa transizione. L'altro aspetto fondamentale è la capacità dei professionisti di costruire delle procedure codificate. In questo caso, diciamo in questo senso, noi ci stiamo impegnando da tempo, in realtà lavorando proprio con le società scientifiche delle varie discipline mediche e chirurgiche, per cercare di arrivare a questo risultato, cioè avere dei documenti nazionali che, partendo dalle evidenze scientifiche, riuniscano dei consensus a livello professionale, delle esperienze dei professionisti, e poi supportate da un'ulteriore lettura anche da parte delle associazioni dei pazienti, in modo tale che si possa capire quali sono le strade da percorrere, almeno per quei semplici piccoli passi di cui si diceva prima, iniziali. Poi dopo le cose cresceranno, aumenteranno sicuramente. Vi faccio un esempio pratico che è un po' più da ricercatore che non da medico sul campo, ma per esempio noi stiamo lavorando molto nel costruire dei sistemi che consentiranno di fare i trial clinici, come si dice, decentralizzati, cioè utilizzando le tecnologie digitali per coinvolgere i pazienti direttamente da casa loro, decentralizzando alcuni passaggi della sperimentazione clinica.
sono concetti nuovi per certi versi, già datati per altri, perché alcune esperienze nascono una decina d'anni fa negli Stati Uniti, poi loro le hanno abbandonate per altri motivi, ma noi le abbiamo riprese con le nuove tecnologie e probabilmente riusciremo a fare delle proposte interessanti da questo punto di vista. Questi cambiamenti non sono immediati, sono necessitano di un certo tempo di maturazione. Dobbiamo fare in modo che questa maturazione avvenga in maniera armonica, senza indugiare, senza essere attratti dalle sirene del consumerismo, ma nello stesso tempo essendo pronti a accogliere le opportunità per quelle che sono. In questo modo, in questo senso, secondo me, i professionisti sanitari dovrebbero essere al centro di questa attività di riorganizzazione e di rivisitazione. E, spero che questo possa essere in questo senso, noi diamo il nostro contributo dal punto di vista dell'Istituto Superiore di Sanità, cerchiamo di dare questo contributo lavorando nel senso che ho detto prima e non lo ripeto per non perdere tempo. Grazie. Grazie professor Gabrielli delle conclusioni di questa analisi che hai fatto precisa. Mi sembra che però insomma ci si stia finalmente muovendo. I processi a livello regionale stanno andando avanti, quindi guardiamo con fiducia anche a quello che saranno gli impegni finanziari proprio di sviluppo della telemedicina stessa. Però se non c'è tutto un processo scientifico di guida, di linee, di coordinamento con cui tu hai lavorato per anni, credo che insomma tutto questo non possa sfociare un vero progettualità di impatto reale sul servizio sanitario nazionale se vai ai servizi sanitari regionali. Ma mi sembra che questa sia la strada delineata. I reumatologi in qualche modo si sono già mossi nel frattempo. Francesca, se non c'è altro, io direi di andare alla conclusione di questa bella mattinata e quindi salutare chi è ancora in collegamento e soprattutto tutti i nostri relatori. Grazie, io saluto tutti. In questo momento siamo 46 su Zoom e 215 su Facebook, per cui vi ringrazio molto, grazie a tutte le persone che hanno animato questo dibattito e grazie a Bristol Myers Squibb che con il suo contributo incondizionato ha fatto sì che potessimo svolgere questo webinar. Grazie a tutti e a presto. Buona giornata. Arrivederci. Mm-hmm.